la realtà è un'altra cosa, non è quello che fanno vedere alla televisione. Io sono stanco di gente che viene a fotografare il terremotato sfollato. Io personalmente mi sono stancato di far parte di un enorme set televisivo. Un'informazione drogata, un'informazione dopata, che fa passare soltanto quello che si vuole fare passare. C'è una bolla di cristallo che ci chiude qui dentro e che non fa uscire nessuna delle notizie, della verità che c'è qui dentro. L'Aquila ormai hanno fatto in modo che fosse esclusa dai canali mediatici, se non per quello che del terremoto è recepibile come spettacolo. La popolazione è comunque sempre coinvolta nelle situazioni di crisi, sia emotivamente sia fisicamente. Se la sua controparte istituzionale sarà sufficientemente autorevole e determinata, la maggior parte dei cittadini sarà disponibile ad abdicare alle proprie autonomie decisionali, a sottoporsi a privazioni e limitazioni, a ubbidire alle direttive impartite. Essere aiutati dall'esterno non significa ricevere quello di cui si manca, significa poter avere le armi per potersi costruire da soli quello che manca. Questo cambierebbe la politica. Il fatto di saper distinguere quello di cui ho effettivamente bisogno da quello che mi viene venduto dal sistema. L'Abruzzo è stato, diciamo, uno sperimento. Siamo nel campo, riprese non si fanno, vi prego di uscire. Con la scusa, vorrei dire quasi, dell'emergenza, una serie di diritti individuali e collettivi vengono compressi fino a renderli quanto mai esili ed evanescenti. Spegnere la telecamera, sono giornalista, non mi interessa. Ma a me non me ne può fregare di meno, io sono un esecutore, a me non me ne può fregare di meno. Io sono un esecutore dove mi danno degli ordini, perché mi pagano. Quando io arrivai in Friuli la prima volta come commissario, il governo varò un decreto legge con cui si sono definiti quei criteri, quei poteri che ci sono ancora adesso, insomma, no? Che il commissario può dire in deroga a tutte le norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato. Il limite è costituito al rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Allora gli telefonai e dissi: cosa vuol dire limiti, principi dell'ordinamento giuridico? Ma guarda, tu puoi fare tutto quello che vuoi, probabilmente non puoi condannare a morte qualcuno.